Questo episodio è sponsorizzato da America Welcome, l'azienda che ti fa comprare un business in America senza banche e senza cash. Scopri di più su www.aziendeamericane.it. Cioè, poi mio nonno è morto a 100 anni, fate un po' voi. E fra l'altro, no, innanzitutto buongiorno a tutti. You are very, very welcome, Mr. Brown. I know that many of you are traveling on distances to be here today. Grazie di essere qui, so che avete fatto un sacco di strada per molti per essere qui oggi. Un saluto a tutti indifferenziato. Dicevo, al citato mio nonno, io vengo da una famiglia dove mia madre è l'undicesima figlia e mia nonna, siccome non le bastavano 11 figli, ne ha adottati altri 6, quindi alla fine ha fatto 17 figli. Guardate, c'è un poeta italiano, magari gli stranieri non lo conoscono, che è Carducci, e a Carducci da bimbo la maestra gli ha chiesto di fare un tema su sua madre. E Carducci, è famoso questo aneddoto su Carducci, ma che è vero, fece il tema e scrisse mia madre e mia madre, punto e basta. Penso che la famiglia, punto e basta, è caso di dire oggi. Lo dico perché ho l'impressione che sennò queste riunioni rischiano di diventare un'escusazione, no? La volontà di dire ma pagando la famiglia non è messa in discussione. Il fatto che la famiglia non sia messa in discussione penso che sia un dato certo. È fondamentale dire che questa regione è aperta alle idee di tutti, è fondamentale ricordare. Lo diceva il dottor Brandi prima, ricordatevi i veneti da dove venite. Ce lo ricordiamo, 2.328.000 veneti ha chiesto anche l'autonomia. Non si preoccupi che ce lo ricordiamo questo. È fondamentale dire che questa è una comunità aperta e finché ci sarò io in questa regione c'è libertà per tutti per esprimere le proprie idee, le proprie considerazioni, con un principio, che la tua libertà finisce dove inizia la mia. La mia libertà finisce dove inizia la tua. Penso che sia la regola del gioco, regola fondamentale per rispettare tutti, il rispetto. Guarda, io vi ringrazio per essere qui oggi. Ponete una questione. Sono stato molto attaccato, voi lo sapete, no? Dalla paginata di togliere il patrocinio o altre cose del genere. Io penso che sia fondamentale riportare al centro della discussione il tema della discussione. Io non conosco il vostro mondo, però mi sono informato, no, quando mi è stato chiesto il patrocinio. Vedo che ponete nella discussione termini centrali qual è il ruolo della famiglia nella società, i bimbi, il ruolo della donna e molto altro ancora. Oggettivamente, ho detto anche ai giornalisti prima, questo io non lo considero medioevo. Ma non lo considero medioevo perché se si volesse proprio protestare potremmo uscire tutti da questa stanza e andare assieme a quelli che... Ringraziateli perché abbiamo fatto una pubblicità che non c'è. Perdonatemi la franchezza, se non aveste avuto tutta questa pubblicità questo sarebbe stato un congresso per addetti ai lavori. Ringraziateli. Anzi direi approfittatene magari in qualche altra occasione. Però dicevo, potremmo uscire tutti da questa sala e andare a protestare tutti assieme perché un medioevo c'è in questo mondo civile, che qualcuno ritiene civile, che è quello di pensare che in giro per il mondo ci sono donne che vengono ancora lapidate per l'adulterio, che è quello di pensare che in giro per il mondo ci sono ancora delle donne alle quali è negata l'opportunità di accedere all'istruzione, di votare, di esprimere considerazioni, di esprimere ogni forma di femminilità, arrivando fino a coprire il volto di queste donne, a utilizzare il burqa. Questo è il medioevo che noi non vogliamo. Io spero che voi parliate dei temi per i quali vi siete impegnati a parlare e non ho motivo di pensare altrimenti, siete persone per bene, avete tutti un trascorso di vita assolutamente importante. Avete fatto bene anche a chiarire alcune partite. Spero ne possiate parlare approfonditamente dei temi della famiglia. Temi assolutamente che interessano tutti noi. Dall'altro avete anche una responsabilità. Si sono diffuse un sacco di fake news, avete fatto bene a chiarire molti aspetti e molte fake news.
Avete anche la necessità oggi di approfittare di una grande opportunità. Utilizzate questo palcoscenico anche per parlare dei temi che magari sono più ostici, no? Il tema dell'omofobia, io mi auguro, te lo dico da eterosessuale convinto, mi auguro che qui si possa anche chiarire una volta per tutte che l'omofobia è una patologia, non è la volontà di portare avanti un'idea che qualcuno non sia da sana, e ancora i temi della natalità, i temi del rapporto di coppia e quant'altro. Però io non ho altro da aggiungere, cioè mi voglio solo augurare un buon lavoro. E sia proficuo questo lavoro, che sia proficuo. E mi si perdoni, ho ascoltato con attenzione l'intervento, tutti i vostri interventi, anche l'intervento di Monsignor Zeri. Io direi, eccellenza, e condivido le sue parole, direi che è fondamentale però che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte. Se da un lato, per difendere il sacrosanto diritto di una persona di fare le scelte sessuali e sentimentali che più gli aggrada, non sia necessario finanziare un gay pride, dall'altro è fondamentale dire che per parlare alla famiglia non bisogna essere in odore di santità, cioè che tutti possono parlare di famiglia, possono affrontare i temi della famiglia senza avere la necessità di sentirsi delle persone elette. Lo dico perché il bigottismo poi rischia di trascinarci in quello che poi diventa estremismo. Grazie, buon lavoro a tutti. Questo episodio è sponsorizzato da America Welcome, l'azienda che ti fa comprare un business in America senza banche e senza cash. Scopri di più su www.aziendeamericane.it.